Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Vediamo una intervista al segretario della Lega Matteo Salvini. La prima domanda che viene posta dal giornalista è questa: segretario, le elezioni regionali e comunali non sono andate proprio come vi aspettavate? E lui dice: beh, io non sono un perfezionista, anche una sola sconfitta non va bene, perdere. Io sono un perfezionista, scusate, dice, perdere a Lecco per 31 voti non lascia soddisfatti, una sconfitta in casa fa male. Poi il giornalista gli chiede, ma lei stesso ha detto, ci sono dati su cui riflettere, qual è la prima riflessione? E lui dice, dobbiamo allargare, ora il nostro sguardo è rivolto alle elezioni che la prossima primavera si terranno nelle principali città italiane, da Roma a Bologna, da Napoli a Torino. Domani mattina incontro Giorgia Meloni e Antonio Tajani per cominciare a ragionare sul futuro. Quindi dovranno stabilire anche i candidati per queste importantissime città. Si va da Roma, Bologna, Napoli, Torino e altre grandi città, quindi molto emblematiche e simboliche quelle elezioni. Naturalmente sono abbastanza in là, ma bisognerà cominciare anche prima o poi a fare la campagna elettorale. Ma il punto di partenza qual è? Lui risponde: vanno allargati i confini del nostro perimetro politico, coinvolgendo imprenditori e professionisti. Ho in testa un modello preciso. Qual è questo modello? Lui dice le Marche, dove il centrodestra ha vinto dopo 50 anni, la Lega è diventata il primo partito in consiglio regionale. Lì siamo stati capaci di creare un mix che è stato apprezzato dagli elettori. Ma il giornalista gli dice, beh, perdere però in casa in Lombardia è un delitto. Lui dice, beh, al primo turno abbiamo vinto pressoché ovunque, salvo alcune eccezioni che non sottovaluto. Certo, a Lecco abbiamo perso perché al ballottaggio abbiamo lasciato per strada 1.000 elettori. Beh, il segretario della Lega Lombarda, Grimoldi, ha detto la colpa al maltempo che ha scoraggiato la gente. Beh, lui risponde, vabbè, dai, non scherziamo e facciamo autocritica. Se avessimo riportato al seggio gli elettori che erano andati al primo turno, avremmo stravinto. Evidentemente è mancato qualcosa. Voi sapete che l'affluenza alle elezioni è bassa, poi meno bassa le regionali, ancora meno bassa le comunali e al ballottaggio è ridotta al lumicino. Quindi, come dice Salvini, se fossero andati a votare quelli che sono andati a votare al primo turno avremmo vinto, ma la gente, molti hanno detto, ah, ma il ballottaggio non ci vado. Ecco. E poi Salvini dice, beh, io comunque non parlo. Quindi evidentemente dice è mancato qualcosa, ma non guardo solo a Lecco, parlo in generale. Voglio una Lega più presente nei mondi esterni alla politica. Bisogna parlare con i professionisti e le imprese. Nei capoluoghi dobbiamo essere più presenti. Quindi sia Salvini che Meloni cominciano a cercare di vedere fuori dal piatto. No? La Meloni, per allargare il suo partito, vorrebbe andare verso i grillini delusi. E Matteo Salvini verso altri modi per captare dei voti. Il giornalista poi gli chiede: ma in Lombardia le città sono quasi tutte governate dal centro-sinistra? E voi? Dice: beh, è un limite nostro, ripeto, dobbiamo coinvolgere di più le persone. Alcune porte delle sezioni della Lega sono rimaste chiuse. Guardate quel che è successo a Macerata. Abbiamo vinto schierando un professionista non iscritto. Cerchiamo di essere meno gelosi di chi ci può aiutare. E comincia anche ad esserci diverse punzecchiature con Giorgetti, perché Giorgetti è l'anima critica della Lega, critica anche, è una persona realista e vede le cose a volte senza un pregiudizio e questo porta a criticare molte volte l'operato della Lega e quindi ci sono state delle punzecchiature. E Salvini dice: abbiamo fatto una bella chiacchierata. Lui è responsabile esteri. Con lui la prossima settimana incontreremo i nostri parlamentari europei perché sul tavolo ci sono dossier importanti su cui vogliamo far valere
il nostro peso. Era proprio Giorgetti che aveva proprio la settimana scorsa rimproverato i parlamentari, gli europarlamentari italiani, perché avevano comunque praticamente sul caso Lukashenko avevano votato, si erano astenuti, avevano votato contro. Quindi Giorgetti dice: non è che abbiamo fatto proprio questa bella figura in Europa, siamo stati gli unici, ecco, a non condannare la dittatura che c'è in Bielorussia, quella di Bielorussia, quella di Lukashenko. Ma il giornalista chiede a Salvini: ma Giorgetti è un antagonista o un consigliere? E lui dice: beh, queste sono tutte montature giornalistiche. Lo stimo molto e come Zaia mi ci confronto spesso. Io aggiungo per Salvini Giorgetti anche un amico, che la parola amico, se viene utilizzata correttamente, ha delle caratteristiche che non si può dare a tutti. Una cosa è il conoscente, una cosa è l'amico, sono delle cose differenti. Quando dice: ah, io ho 1.000 amici, sì, ma in realtà sono conoscenti. L'amico è un'altra cosa. Ma sull'Europa, dice il giornalista, avete delle idee diverse. Beh, lui dice, e lo penso anch'io, che è necessario dialogare con tutti. Poi ogni cosa ha i suoi tempi. È chiaro che prima o poi torneremo al governo e per allora dovremmo avere solide alleanze europee. E su questo, dice Salvini, ci stiamo lavorando. Ma il giornalista dice: non sembrerebbe che ci state lavorando. Salvini dice: beh, attenzione, ci stiamo lavorando riservatamente, ci sono interlocuzioni ad alto livello, ad alti livelli. Però lo sfondamento al sud, all'annuncio, tanto annunciato, non si è materializzato alle elezioni. Salvini risponde: però 5 anni fa non esistevamo proprio, ora abbiamo 8 consiglieri regionali fra Puglia e Campania. E dice: riproporre candidati conosciuti non ha dato un segnale di cambiamento, perché il giornalista dice: beh, un po' poco 8 consiglieri regionali al sud. E Salvini fa capire che i candidati che sono stati proposti o comunque imposti dalla coalizione, perché sono 3 partiti, forse non erano proprio quelli giusti, no? Riproporre candidati conosciuti non ha dato un segnale di cambiamento. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito a vedere il prossimo video, parliamo sempre di Matteo Salvini. Io vi ringrazio, siamo anche in Instagram, siamo anche in Facebook, siamo anche nell'altro canale che si chiama Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.